Vai, Eddie. Ci siamo, 3, 2, 1, go! Posso? Scusa. So, grazie. Eddie. Uno stretto, decidete, vedete? Così dovrebbe essere. Certo che al terzo gli ha detto proprio male, ha capitato questi due. Tutta gente finita, vabbè. Guarda che bella. Vabbè, come il prolog non ci sta, non ti danno. Non ti dà neanche un caldo. Se vai più piano di come la dovresti fare, non ti... Ah, andiamo per fratte, eh? Sì, sono seguite. Volevano imboscarsi e limonare. Ce la fai a superarlo? Sì, ce la fai. Ce la fai, sì, cazzo. Eddie, vedi? Resta dietro, Eddie. Questo è stato un certo Marco Alton che l'ha buttato fuori. No, Eddie, stacca più in là. Invece ha fatto bene, per fatto superare. Guarda, mo, guarda, è pure Joe Biden che è stupido, ora fanno la gara a chi va più piano. Sì, sì. Vai, che... C'è scherzo. Stanno benissimo. No, dai, ce l'ha ancora. Sì, dai, vediamo questo... Questo furgone è abbastanza. Non perdono. Io non l'ho mai fatta sta pista là dentro, ho sempre stato abituato da questa visuale. Ah, sì? Ho cambiato da qualche mese, solo dalla GT Academy ho cambiato da dentro. No, mi faccio sempre dati. Dall'abitacolo. No, ma io ti sto usando questa visuale proprio. Ti gira così, come me. Come me fino a qualche mese fa. Pensavo che fosse per il secondo monitor. Non passare, Eddie. Ma sei matto? No. Bravo. Bella. Ma vattene allora, figlio mio, vattene via proprio. Dipende come. Guarda che se esce meglio dall'ultima non lo prende la scia. Se l'altro sbaglia l'ultima curva, non poteva prendere più la scena. Non lo prende lontano. Secondo me c'è subito terzo. Togliti dalla scia, togliti. Togliti dalla scia. Non lo prende, non ce la fa. Non ce la fa, te l'ho detto. O esci attaccato da capo, non ce la fai. Grande, ti sei un cazzo di bravo. Bella Eddy! MGT, cazzo. Facciamo pubblicità.